Protesta forte quella dei lavoratori di Siena Biotech in occasione della deputazione della Fondazione Monte dei Paschi ieri sera, all'interno della quale non mancano distinguo rispetto alla linea Claric. Sentiamo alcune voci raccolte proprio in occasione della protesta di ieri sera, sia fra i dipendenti della Siena Biotech, sia fra i membri della deputazione generale della Fondazione. Allora, è stato un incontro intenso, non ci ha dato le risposte che aspettavamo, cioè il ritiro della procedura di licenziamento per 47 dipendenti. Anche questa per noi non è sicuramente una bella notizia. Cioè, il problema è molto serio, c'è un'attività importante dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista occupazionale, quindi anche poi prendere decisioni a cuor leggero. Noi siamo consapevoli di non avere risorse per sostenere da soli il progetto, l'abbiamo già deliberato il 12 dicembre e quindi noi non siamo nella condizione di garantire altre risorse che non diano prospettive certe. Il capitolo Siena Biotech è molto lungo, molto complicato. Dove non c'è stato, per quanto riguarda la deputazione generale, nessun elemento ulteriore di decisione rispetto a quelle che erano le decisioni maturate nel passato, perché la deputazione amministratrice si è mossa coerentemente con quelli che erano gli indirizzi che la deputazione generale aveva dato nel piano di programmazione poliennale e nelle decisioni adottate il 12 di dicembre.